Buongiorno, buon inizio di settimana, lunedì 17 maggio, arriviamo dopo un weekend in cui si è parlato di tutto, quindi di niente, dal calcio allo spettacolo, alla crisi politica, alla riapertura, al coprifuoco, l'allungamento che forse già dal 23-24 maggio, cioè da lunedì prossimo, passerà il limite dalle 22 alle 23 per poi il 1 giugno toglierlo completamente, vediamo. E poi c'è stato il derby di Roma, e poi c'è stata la partita del derby d'Italia tra la Juventus e l'Inter, e poi siamo arrivati a oggi, in cui ho preso in mano un giornale che si chiama Il Giornale, fondato da Indro Montanelli, perché volevo leggere l'editoriale di commiato, come si dice in questi casi, del direttore, ormai ex direttore, Alessandro Sallusti, che va a fare il direttore di Libero, ricongiungendosi a Vittorio Feltri, un rapporto professionale che è stato di vicinanza, poi di allontanamento, che io ricordo quando si raccontava che in certe riunioni di redazione Vittorio Feltri, alludendo a Alessandro Sallusti, che in quel momento era legato a Daniela Santanchè, li chiamava Olindo e Rosa, che Olindo e Rosa sarebbero poi i due, la coppia mandata all'ergastolo per il rogo di erba. Quindi Feltri diceva Olindo e Rosa, vabbè, ma tutti pettegolezzi. Il bello è che, leggendo il giornale, però in prima pagina ho visto il richiamo a una vicenda che riguarda l'ospite musicale fisso di un programma della Sette che va in onda il venerdì sera, si chiama Propaganda Live. Il musicista è Roberto Angelini, e occuparsi di Roberto Angelini, con richiamo in prima pagina e all'interno con pezzo a pagina 10, lo scrittore Massimiliano Parente, che abbiamo oggi con noi in collegamento. Massimiliano Parente, buongiorno. Ciao a tutti, ecco. Ciao Antonello, come stai? Bene? Si sopravvive a quasi tutto. Ho fatto male a citare il tuo articolo di oggi, no? Ma forse sì, nel senso che in realtà non me ne frega niente. Della citazione, cioè, o di esserti occupato di Roberto Angelini? Di essermi occupato di Roberto Angelini, non me ne frega assolutamente niente. Cioè, però se vuoi parlarne, parliamone. No, figurati, te ne sei occupato tu. Io pensavo, ho detto, lo cito perché è il prodotto più fresco, anche per far vedere che, come ricordo sempre, perché poi uno magari queste chiacchierate se le va a vedere on demand quando ha tempo e voglia, ma noi siamo in diretta. Non ma vogliamo veramente parlare di Roberto Angelini? No, possiamo parlare del tuo sito. Per chi non conoscesse lo scrittore, ci tengo a sottolinearlo io, perché giustamente ci tiene a sottolinearlo anche lui. Non dico che lui dica, come diceva una volta Aldo Busi, sono il più grande scrittore italiano vivente, ma è possibile che magari... Io dico morente, in realtà, però in realtà la differenza è quella, io sono morente. Che dovrebbe essere una citazione obliqua di un poeta, forse, no? Il più grande poeta morente, che mi pare che fosse Caldarelli, non mi ricordo, vabbè. Ma io non ho... Io odio i poeti, però. Cioè, per me non esistono proprio, cioè, sono poeti. Non so se ti piacciono le poesie. Dipende, in qualche caso mi sono anche commosso a leggere dei versi, per altri invece come se non esistessero. Ma non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di lei o di te, caro Massimiliano Parente, che ogni tanto scrivi sul giornale di temi di attualità, di cui però evidentemente ti annoia parlare, ma parliamo invece della tua scrittura. L'ultimo tuo libro, tra l'altro, è una cosa complicatissima, che io ho anche messo da parte, dovremmo anche aver selezionato la copertina. Devo dire, stavo dicendo, prima che mi interrompesse Parente, che se voi andate sul suo sito personale, trovate non solo, ovviamente, ricordate tutti i libri che ha scritto, e non ne ha scritto pochi, ma troverete... c'è addirittura una pagina in cui c'è una volta si sarebbe detto una fotocomposizione di tutti gli articoli di giornale che si sono occupati delle sue opere in maniera trasversale, perché uno magari con un pregiudizio potrebbe pensare che, essendo uno scrittore che scrive sul giornale, lui è di destra e quindi tutti si occupano da destra
di Massimiliano Parente, c'è una ampia recensione invece dalla pagina culturale del Corriere della Sera a proposito di un supereroe di cui Parente ha scritto, e se vuole adesso ci può ricordare come e perché. La recensione è firmata, pensate un po', dal mitico, occhiuto, severo, implacabile critico televisivo del Corriere della Sera, Aldo Grasso. O sbaglio? No, no, non sbagli, ma addirittura c'è una, diciamo, l'opera che mi ha che mi è costata più anni, che è stata la trilogia dell'Inumano, 12 anni di lavoro, 1700 pagine, è stata recensita da Edmondo Berselli, te lo ricordi Edmondo Berselli, Antonello? Yes. Che Edmondo Berselli dall'Espresso scrisse: siamo finalmente di fronte a un'opera d'arte fondamentale. E non era certamente un mio amico, io non l'ho mai conosciuto Edmondo Berselli, poi niente, ha scritto questa cosa e dopo è morto, però non per colpa mia. Sì, Edmondo Berselli era uno spirito libero, fortunatamente, nel senso che era il direttore della rivista del Mulino, collaboratore di giornali. Se non avete mai letto, oltre che L'Inumano di Massimiliano Parente, I Venerati Maestri di Berselli, fatevi un favore, leggeteli entrambi, e I Venerati Maestri, in cui Edmondo Berselli percula tutti gli esponenti dell'intelligenza, e quando noi diciamo intelligenza, chissà perché, di default è l'intelligenza di sinistra. Berselli li ha presi tutti a schiaffi in maniera molto signorile. E poi, se volete, leggetevi anche le 1700 pagine di Inumano, senza trascurare l'ultimo prodotto di Massimiliano Parente, che è un libro a quattro mani, corretto? Sì, è un epistolario. Esatto, di cosa si occupa questo epistolario? Ma io ho fatto questo epistolario con uno dei più grandi neuroscienziati del mondo, che si chiama Giorgio Vallortigara, perché io ormai riesco a parlare solo con gli scienziati, odio i letterati, odio gli umanisti, non ci parlo più, tranne proprio pochissimi, tra cui Pier Sandro Pallavicini, per esempio, o Giuseppe Culicchia, ma altri mi fanno veramente schifo. E di cosa si occupa? Si occupa delle questioni molto più universali di quelle di cui parliamo tutti i giorni. Si occupa di morte, di vita, di religioni, che sono una cosa che io combatto da ormai 20 anni, e delle cose, insomma, un po' più assolute, che non riguardino semplicemente l'oggi, l'attualità. Si occupa di temi esistenziali. Adesso torniamo a questa collaborazione. Volevo fare un piccolo passo indietro, perché io ho detto del cambio di direzione del giornale, ho detto del fatto che adesso Sallusti si ricongiunge a Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, che tu conosci bene, anche perché con Vittorio Feltri hai prodotto, no? Sì. Almeno io mi ricordo, almeno sicuramente un libro. Come è nata la collaborazione? Un libro. No, ma è nata questa cosa, te la racconto volentieri per far capire cos'è Vittorio Feltri, per esempio, a chi non lo conosce, no? Vittorio Feltri, c'era un periodo in cui il giornale, dovete sapere che io collaboro con il giornale come cessione di diritti d'autore, ho un contratto che viene rinnovato di anno in anno, e sono uno dei più pagati, perché io veramente non mi metterei mai a scrivere niente se non sono pagato ormai, cioè, nel senso, le mie opere fondamentali le ho fatte, cioè io vorrei stare tutto il giorno alla PlayStation, poi tra l'altro non esco mai di casa, adesso mi preoccupa che finisca il lockdown, perché io già ero lockdown prima per cazzi miei, no? Però adesso gli amici ti dicono: ah, perché non esci? Mentre prima invece venivano da me, adesso devo andare io da loro. Comunque Vittorio Feltri, per tornare al discorso, mi propose di fare questo libro per compensare l'introito in meno che avevo del giornale. Al libro ho lavorato prevalentemente io, ma lui è, devo dire che abbiamo avuto un anticipo di 35.000 euro e Vittorio Feltri lo ha dato completamente a me. Perché ha detto: tanto a me non cambiano niente, a te cambiano. E questa è la generosità di Vittorio Feltri, per esempio, che molti non conoscono. Tra l'altro, Vittorio Feltri, pensa, Antonello, che io, quando ho cominciato a collaborare col giornale,
passavo da Libero, e a Libero, tanto mi piace la tua, mi è sempre piaciuta le trasmissioni che fai, anche io ti ricordi sono stato anche ospite da Ai Piroso due volte, yes. Che io all'inizio, la prima volta che l'ho sentita nominare, credevo che tu fossi un po' un Führer, perché io pensavo che fosse Heil Piroso, invece Ai Piroso, però... Vittorio Feltri mi chiese di passare da Libero al Giornale. Io a Libero mi davano per 70 pezzi all'anno 15.000 euro, io chiesi al Giornale 25.000 euro. E l'amministratore mi disse: guardi, il direttore non è d'accordo. E dico: vabbè, ditemi voi, se no sono troppo pochi, facciamo 45.000. Ed è l'unico caso in cui mi è capitato che un direttore mi dicesse: hai chiesto troppo poco, ne meriti di più. Io ancora oggi vado sulla scorta di quel colpo di mano di Feltri economico, quindi sono molto grato a Vittorio. Ma figurati, a quanti anni fa risaliva questo inizio di contratto così, beato te, sontuoso? E risaliva almeno a 10 anni fa, e più o meno sto riuscendo a mantenerlo ancora adesso. Ecco. Senso, no, lo chiedevo perché appunto purtroppo, come parente che fa lo scrittore, che scrive sui giornali, sa... Ma come sanno soprattutto i giornalisti che scrivono sui giornali, perché è il loro mestiere principale, non è più aria tantissimo, poi ci sono le dovute eccezioni, ci mancherebbe, di vacche grasse. Anzi, lo ricordo perché siccome sono favorevole all'abolizione dell'ordine... No, sono magrissime. Scusate, ho avuto un disturbo in cuffia, per cui non so cosa è successo. Stavo solo dicendo che siccome sono favorevole all'abolizione dell'ordine dei giornalisti, anzi degli ordini professionali tout court, faccio io la battaglia che dovrebbe fare quella reliquia dell'ordine dei giornalisti per ricordare che ci sono persone che vogliono fare questo mestiere ormai decaduto, parlo non dello scrittore, parlo dei giornalisti, e vengono pagati quando va bene, se scrivono soprattutto per testate che sono magari il Corriere della Sera, la Repubblica, il Messaggero, cioè che sono già testate, ma hanno la versione online. Se scrivono per la versione online di qualcuna di queste prestigiose testate storiche, rimediano 5 euro lordi a pezzo. Quindi per arrivare a guadagnare 1.500 euro lordi al mese devono scrivere 300 pezzi. Prendo 450 pezzi. Mi fa piacere. Però ti faccio notare una cosa, Antonello, una cosa divertente, sì, che interesserà i nostri ascoltatori, che qualche anno fa l'Ordine dei Giornalisti, in particolare un certo Paolo Buzzi, una cosa, non mi ricordo il nome, ha fatto un esposto perché io venisse radiato dall'Ordine. Ecco. Senza accorgersi che io nell'ordine non c'ero, cioè è come se mi volessero radiare dall'ordine degli avvocati, capito? O dall'ordine, sì, dei medici, cioè non si sono accorti che non c'ero, hanno fatto una mozione per farmi radiare. È divertente, sai, no? Cioè, la cosa divertente è che i giornalisti spesso non verificano nulla. I giornalisti che dicono agli altri: potevi almeno verificare, no? Ai politici, voi dovreste verificare. Ecco, i giornalisti sono quelli che non solo non fanno le verifiche, non leggono neanche gli articoli dei giornali su cui scrivono. No, a me è capitato, è capitato di dire a qualcuno: ma sai che? E quello dice: caspita, fortissimo, ma dove l'hai letto? Ma veramente l'ho letto sul tuo giornale, cosa che tu evidentemente non fai. Ma anche, guarda, tu sei, di te hanno chiesto la radiazione e non eri iscritto. Anche di me, che invece sono iscritto poco tempo fa per una polemica con un politico di centrodestra, con tutti i problemi che ha la categoria dei giornalisti, il presidente dell'ordine ha detto: che orrore, che scandalo, Piroso, dovremo prendere provvedimenti, adesso metteremo in campo tutte le iniziative. Poi mi pare al momento non sia successo niente, perché poi si dichiarano queste cose, poi non accade assolutamente niente. Quanti libri hai scritto in totale e quando hai scritto il primo libro? Ho scritto 15 libri e il primo libro l'ho scritto esattamente nel 98, anzi no, il primo libro l'ho pubblicato nel 98, ma ho cominciato a scrivere libri a 18 anni e da 18 anni a 28 anni ho cercato di pubblicare libri anche di 500-600 pagine,
ma il libro, diciamo, che ho pubblicato per primo è stato nel 98. Ho avuto, devo dire, in quel periodo un mentore che mi ha consigliato anche di buttare quello che io avevo scritto in quei 10 anni, che sono veramente centinaia di pagine, che si chiama Aldo Busi. Aldo Busi è stato, per quanto riguarda la scrittura, un mio punto di riferimento e anche un interlocutore che mi ha aiutato molto, quindi che io ringrazio. Poi abbiamo litigato perché, niente, fra scrittori si litiga, Antonello. Cioè. C'era una causa scatenante oppure era un dibattito che, non so, Aldo Busi era favorevole al premio Strega e tu invece no, per dire? No, la causa scatenante era un po' più profonda. Allora, una è che Aldo Busi, anche dopo 10 libri miei, in cui io ovviamente ho seguito la mia strada, continuavo a trattarmi come il maestro con l'allievo, e questa cosa qui un po' stava diventando, anche perché avevamo delle idee un po' diverse. Poi io mi sono distaccato completamente dal mondo letterario, umanistico, per avvicinarmi a quello scientifico che mi interessa di più, e Aldo Busi, essendo un umanista, vede il mondo scientifico con sospetto. Io infatti sono uno dei pochissimi scrittori che usa la scienza anche per fare letteratura, la ritengo fondamentale, ma ritengo fondamentale anche per i cambiamenti antropologici, i cambiamenti di modernità che ci sono, eccetera, e trovo che tutti coloro che sono avversi alla scienza, guarda caso, sono o di estrema sinistra o di estrema destra, cioè tutte ideologie antimoderniste, e io a questa cosa qui mi oppongo. A me piace la modernità, mi piace Elon Musk che manda i razzi su Marte, mi piacciono gli smartphone, mi piace Netflix, mi piace la PlayStation, mi piace, cioè, però ci sono tutti, cioè, odio Greta Thunberg che vuole tornare alle biciclette, le cose, cioè, io non lo so. Poi mi dicono fra 100 anni il mondo sarà chissà come, non me ne frega un cazzo di come sarà il mondo fra 100 anni, credo che 100 anni fa neanche gliene fregasse un cazzo di come saremmo stati noi, e anzi io, secondo me la specie umana prima si estingue meglio è, che chi se ne frega, insomma, perché dobbiamo andare sempre avanti, alla fine a ognuno di noi interessa la nostra vita individuale, Ma tu che sei innamorato della scienza dovresti essere un positivista e quindi pensare che l'umanità può progredire, che ci si evolve. Ma si può in questo caso sarei uno scienziato, ma non, siccome non sono uno scienziato, ma sono uno scrittore che usa la scienza, io sono come un Leopardi che ha studiato Darwin. Sono come, in qualche modo, quest'idea di andare avanti, è qualcosa che abbiamo un po' nei geni, ma non è che differenzia noi da un piccione, da una gallina o dall'ombrico. In realtà questa idea dell'appropriazione, dell'andare avanti, eccetera, è una cosa che abbiamo biologicamente. Io penso che invece da essere umano sarei per dire frizziamo tutto qui, tanto non c'è soluzione, non c'è cosa, e godiamoci quello che abbiamo adesso, tanto non c'è speranza, ma smettiamola di produrre tutti questi figli, eccetera, che poi tutti quanti dicono ci vogliono togliere la tecnologia per tornare alla decrescita felice, Antonella, la decrescita felice. Ma cosa volete decrescere? Cioè, no, noi vogliamo stare così, come abbiamo. Nessuno è disposto a rinunciare a qualcosa, hai visto anche gli ambientalisti che sono tutti lì. Cioè, però tu togli lo smartphone anche a Greta Thunberg, che cazzo conterebbe lei? E lo smartphone di Greta Thunberg consuma tantissimo, però lei deve twittare, deve avere Facebook, deve avere... E questa è la modernità. Io voglio vivere in questa modernità finché è possibile, mi piace. Quelli che dicono si stava meglio nell'Ottocento, vorrei vederli, perché era un posto di merda l'Ottocento, il Settecento, i secoli passati. Secondo me viviamo oggi, siamo fortunati ad essere nati qui e soprattutto ad essere nati in Occidente, perché fossimo nati in un altro posto, insomma, ci sono altri problemi spesso, no? Che proprio sono legati al fatto che non sono moderni. Allora, se state seguendo, come so che fate, anche oggi questo spazio, dall'ultimo intervento di Massimiliano Parente capirete perché Vittorio Feltri, con cui lui ha scritto un libro, tra l'altro, sul vero Cafone, perché c'è un certo eclettismo
per quanto riguarda Massimiliano Parenti e la sua produzione letteraria. Una volta ha scritto un editoriale Feltri su Parente dicendo: Parente è folle, ma con la penna diventa un genio. E la testimonianza della sua multidisciplinarietà non è solo il fatto che abbia scritto questo epistolario Lettere dalla fine del mondo, che è l'ultimo in ordine di tempo, ma in passato ha scritto un libro, ad esempio io ho compulsato perché mi sono sentito tirato in causa, La scemocrazia del 2018, ma che si accompagna poi, che è un diciamo così, posso definirlo un saggio e non un romanzo, oppure sì, era sì, assolutamente no assolutamente sì, io penso che non lo considero neanche un'opera, perché le opere sono solo i miei romanzi. Perfetto. È un libro minore, che però ha anche la sua importanza, ma un libro ovviamente con una data di scadenza, meno data di scadenza rispetto a quello che scrivono gli altri, però comunque sia, non lo considero un'opera per me, per me le opere sono solo i romanzi, le opere d'arte. Ecco, potete trovare, non so, ad esempio, L'amore ai tempi di Batman. Io avevo presente una versione della Mondadori di Strade Blu, dove c'era proprio un finto Batman, che forse era lo stesso Parente, io non lo so, perché poi non riesco a capire dove sono io. Ecco, sì. Appunto, dove finisce la persona, dove inizia lo scrittore, quindi anche il personaggio, oppure anche qui titolo che uno potrebbe dire, ovviamente è riferito a se medesimo, Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler. E in una delle copertine che ho visto c'è Adolf Hitler che fa la bolla con la cicca, una volta si diceva così quando noi eravamo giovani, con la cicca. Ecco, ad esempio, quanta volontà però di provocare c'è quando si tira in ballo Hitler, In realtà, Antonello, ti devo dire una cosa, a me, tu lo sai, no? mi danno sempre del provocatore. Ma io mi sento, per esempio, sempre un provocato, cioè io reagisco a delle provocazioni, non sono un provocatore. E per me, per esempio, una delle provocazioni, si possono toccare temi scomodi qui da te, sì o no? Sì, sì, certo che si possono, è uno spazio di libertà. Ma di espressione. Prego. Ti faccio un esempio, no? Oggi abbiamo un grande, grande movimento di femministe, che subiamo tutti i giorni. Oggi tu, come dici una cosa a una donna, stai facendo mansplaining. Se ci provi con una donna, no, non è corteggiamento, è stalking. Stanno un po' ribaltando alcune... Cioè, un esempio è stato quello del Me Too, un sacco di grandi artisti, attori, eccetera, sono stati banditi completamente da Hollywood. Per Kevin Spacey, per esempio, non lavora più. Perché? Perché ha messo la mano su un ginocchio 30 anni fa, un diciottenne. Cioè, allora, questa cosa qui io la combatto completamente, perché mi sembra un nuovo moralismo, un nuovo perbenismo, eccetera. Ma qual è la cosa provocatoria che ti voglio dire, che però per me non è provocatoria? Ma perché queste cazzo di femministe, facciamo pure dei nomi, tipo Chiara Valerio, Michela Murgia, queste, Laura Boldrini, sono tutte cattoliche. E cosa c'è di più maschilista dell'essere cattoliche? Cioè, tu prendi L'ultima cena, no? Sono tutti maschi. Ora, se c'è una donna, sarà lì in cucina a preparare da mangiare a questi qui, che tra l'altro... Ma non so, tu immagina 12 maschi che si 13, 13 maschi che si riuniscono a una cena dove c'è uno che trasforma l'acqua in vino, quindi distribuisce alcolici e dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, bevetene e mangiatene tutti. Se tu ascoltassi oggi questa conversazione, eccetera, cosa penseresti, no? Allora, queste femministe dovrebbero dissociarsi da queste strutture patriarcali, ma anche la Cappella Sistina e tutto quanto. Io in realtà agisco su questi confini limiti, che sembrano dei paradossi, ma hanno in realtà dei grandi fondi di verità. La religione è una di quelle strutture estremamente maschiliste, oltretutto fondata su una totale idiozia, che io non so se veramente le persone credano che ci sia un essere
invisibile ancora oggi, con quello che viviamo, che sta nel cielo, tra l'altro in un cielo di cui parlavano le persone che non sapevano niente dell'universo, delle persone primitive. Pensavano che le stelle fossero dei pallini lì infilati, è ovvio che avevano quelle idee lì, ma ancora oggi noi crediamo a quello, ancora oggi veramente noi, questo signore invisibile, ha un signore invisibile con la barba che sa dove? Nel cielo dove poi? Su Proxima Centauri? Su, noi adesso guardiamo l'universo fino a 13,5 miliardi di anni luce, è tutta una merda. Non c'è una cosa che dà una speranza a noi piccoli esseri umani. È tutto senza speranza. Questa è la verità. Però se poi uno si vuole illudere, si illude, io non glielo impedisco. Però basta che loro non vogliono impedire delle cose a noi. Tutto qui. Beh, come capite ho, bene... Ho sconcertato Antonello. No, figurati, purtroppo arrivato alla mia veneranda età le cose che mi sconcertano. No, stavo solo riflettendo sul fatto che sì, in effetti la Chiesa Cattolica, no, e la stessa compagnia intorno, la compagnia adesso potrei offendere magari qualche cattolico, ma la compagnia degli apostoli intorno a nostro Signore Gesù Cristo, ecco, all'ultima cena Rula Gebrial non avrebbe partecipato anche se invitata, perché avrebbe detto sono tutti uomini, e siccome, se avete seguito le polemiche di questo weekend, che sono polemiche, capite, molto appassionanti, il fatto che non sia andata ospite in una trasmissione perché ha detto ma sono l'unica donna. Tra l'altro scusami Antonello, ma Rula Gebrial, se mi risulta, è musulmana? Rula Gebrial, allora, è per definizione, lo dico come si definisce ed è definita pubblicamente, scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana, essendo nata... È musulmana o no? Non lo so, onestamente non lo so, onestamente non lo so. Comunque sia, se è musulmana, il punto è questo, Antonello, se fosse musulmana sarebbe anche peggio. Cioè, sì. Se fosse musulmana sarebbe anche peggio. Però in Italia c'è questo problema, ma non solo in Italia, no? Ti faccio un esempio. Se tu, per esempio, vuoi parlare della follia delle religioni su un giornale di destra, lo puoi fare, ma devi parlare contro l'Islam. Perché a destra sono tutti cattolici. Sì. Se tu vuoi parlare a sinistra contro l'Islam, non puoi parlarne, perché a destra l'Islam è diviso, c'è il rispetto delle culture, ma col cazzo rispetto alle culture, e invece però loro sono cristiani, cioè in realtà il problema è che sono tutti preti da una parte e dall'altra, e non arrivano all'idea che le credenze in generale sono una cosa dannosa per l'essere umano. Cioè io non ci posso credere, capito? Per esempio, prendi quelli di destra, visto che sia io che te scriviamo su giornali di destra, giusto? Sì. E questi giornali di destra appoggiano dei leader che, per esempio, non hanno nessun problema a chiudere un porto e a far rimanere 100 persone in mezzo al mare, e poi si dicono cristiane. Allora, a parte che per me il cristianesimo è un'invenzione, io quindi, per esempio, io da non cristiano potrei pure lasciarla lì a morire, per dire, ma non lo farei per umanità. Ma questi qui come fanno a essere cristiani e dire sono italiano, sono cristiano? No, ma dove c'è scritto nel Vangelo? Il Vangelo, in realtà, tu apri la porta a chiunque abbia fame e abbia sete, e gli ultimi saranno i primi. E questi qui invece vogliono essere i primi e schiacciano gli ultimi e sono cristiani? Cioè, non lo so, è più coerente il cristianesimo con la sinistra di quanto lo sia con la destra. Io vorrei, per esempio, una destra moderna, liberista, liberale, la voterei subito. Ma il problema è che sono tutti preti, da una parte e dall'altra, per me. Guarda, non sai quanto mi dispiace che abbiamo cavalcato in maniera impetuosa e veloce questi 30 minuti che si sono esauriti, Massimiliano, perché... Chiacchierare con Massimiliano, al di là del fatto che scrive libri su Batman e poi sfoggia magliette con il logo di Superman, cioè gli occhiali con la montatura gialla. Scusa, ma Freddy si vede nell'inquadratura o no? Sì, si vede tutto, guarda, sei andato a... No, vuoi salutare il mio amico Freddy? Sì, ma saluti anche lui. Freddy Mercury, ma che cosa possiamo dire di Freddy Mercury che non sia già stato detto? A conferma che gli interessi di Massimiliano Parente non sono solo per la bassa cucina di attualità
Bassa Cucina, su cui lui si esibisce dilettandosi da scrittore, Bassa Cucina con cui io mangio, perché invece mi tocca occuparmi delle questioni più prosaiche. Però, a ecco, proposito di cucina, Antonello, lo sai che io mi mangio i tortellini crudi alle 3 del mattino? Va bene. Sono contento per te. Ricordo che l'ultimo pranzo che io ho fatto in compagnia di qualcuno prima del lockdown dell'anno scorso, con me, l'ultimo pranzo lo feci con Massimiliano Parente a mangiare io tortellini cotti. Lui non ricordo cosa prese, forse il bollito, ma insomma. E io mi ricordo che presi del rum, però. Sì, alla fine abbiamo innaffiato con lui. Vabbè, ma usciamo da queste cineserie. Fatevi un favore. Leggete almeno l'ultimo Lettere dalla fine del mondo, che è un epistolario, se no prendetevi il tomo che la nave di Teseo ha la trilogia dell'inumano e vi farete un favore, magari non sarete d'accordo, ma magari aprite un pochettino ancora di più le vostre già aperti menti. Grazie a Massimiliano Parente, domani parleremo di musica con un altro soggetto che qualcuno definirebbe borderline, quando non si sa che cosa dire di un ospite, uno dice, beh, è un ospite borderline. DJ Ringo, che è un'icona della musica trasmessa, della musica raccontata, che ha compiuto 60 anni e che ha conosciuto i più grandi divi del rock, beati lui, forse anche lo stesso Freddie Mercury, caro Parente, lo dico per farti un dispetto in chiusura. Ci rivediamo domani, buona giornata a tutti, alle 10. Piroso, grazie mille per l'invito. Prego. Sono stato onorato. So che sei sincero. Allora, seguite le fonti H24, domani, buona giornata.